Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo Know Your Rhymes. Oggi siamo qui per parlare di una canzone alquanto macabra in realtà e che sotto certi punti di vista fa pensare, ossia la hit che ha reso famoso YNW Melly. Stiamo parlando di Murder on My Mind, pezzo in cui in pratica Melly ci racconta una sparatoria con uno storytelling. E prima di iniziare tengo a ricordarvi un paio di cose, fra cui la prima è che questa canzone ha anche una specie di sequel, se così si può chiamare, chiamato Mind on My Murder, e che in pratica racconta la stessa storia di cui parleremo oggi, però vista dal punto di vista della vittima. Quindi, in caso vi interessasse, ve la consiglio perché è interessante proprio come cosa. Ad ogni modo, altra cosa che tengo a specificare è che questa traccia spesso viene collegata ai recenti, più o meno recenti, problemi legali di Melly. Infatti, è stato accusato di doppio omicidio capitale, l'omicidio di due suoi amici, praticamente, ma cosa che si tende a ricordare è che questo fatto non c'entra niente con questa canzone. Infatti, Murder on My Mind è semplicemente una traccia inventata dal rapper, così, a parte, per il suo amore per le armi e per, boh, la sua evidentemente immaginazione non normale. Niente, di base la traccia inizia con una telefonata in cui parla Melly e dice di essere in studio, di non poter parlare e chiede al suo bro di richiamarlo. E subito attacca la prima strofa in cui dice I ain't get roll no weed, quindi non posso girare nessuna erba. I ain't get roll no swishers, non posso girare nessuno swisher. Sono stato rinchiuso a Natale. I ain't get to see my niggas, non ho potuto vedere i miei neri. Non potevo abbracciare mia mamma, non potevo nemmeno darle dei baci. Can't even post on my Instagram cause them pussy niggas be snitching. Non potevo nemmeno pubblicare sul mio Instagram perché quei pussy niggas, ossia pussy vuol dire vagina, quindi quelle fighette, be snitching, stavano snitchando e come abbiamo avuto modo di analizzare più e più volte snitch vuol dire collaborare con i federali, collaborare in generale con le forze dell'ordine e quindi in pratica fare nomi, infamare. Everybody acting suspicious, tutti si comportano con diffidenza. Might probably say that I'm tripping, potresti dire che sto impazzendo. Quando sono tutto da solo nella mia cella, when I'm all alone in my jail cell, di solito entro nei miei sentimenti. And all I smoke is that loud, quindi tutto quello che fuma è così pesante. Non passarmi midget, midget di base vuol dire nano, le persone basse che soffrono di nanismo. Ma in questo caso può assumere il significato di o ammazzi, quindi la fine delle canne, oppure semplicemente delle canne piccole. Quindi Melly sta dicendo che tutto quello che fuma è pesante, che fuma tanto e che non vuole appunto le canne piccole, le cannette. E continua con e fumerò via, in pratica, tutto il mio dolore perché questa è l'unica cosa che può farlo passare. E non capisco queste donne che vanno in giro pretending, ossia fingendo, come se avessero scopato con me. Quindi io le devo amare a distanza, perché la stessa stronza che è interessata è poi la prima che inganna. E chiude il primo verso, che è molto semplice, in pratica si descrive da solo, non è che devo fare grosse parafrasi, dicendo e mischio Molly con Prometazin perché ogni volta. E poi attacca il ritornello, Molly ha un significato di estasi, quindi droga, e Prometazin è un altro tipo di droga, le prometazine. Cause every time, perché ogni volta, I wake up in the morning, I got murder on my mind. E inizia così il ritornello, quindi mi sveglio la mattina e ho il murder on my mind, quindi ho l'omicidio in testa. Continua poi con AK-47, Mac-11, Glocks M9, ossia tutti i tipi di armi, AK-47, Mac-11, le Glocks e i .9 che è un calibro. E qui si evidenzia, come poi si evidenzia in moltissimi pezzi, anche solo che in Virtual, Blue Balenciaga, altro pezzo bellissimo di Melly in cui ci sono sempre le armi, appunto si evidenzia la grossa passione per le armi da fuoco di Melly, tanto che, come lui stesso ha spiegato anche su Genius, a 9 anni ha scoperto la sua prima arma ed è stato amore a prima vista. Continua comunque con All these pussy niggas hate me trying to knock me off my grind. Quindi tutti questi pussy niggas, che come abbiamo detto prima si potrebbe tradurre con fighette, tutte queste fighette mi odiano e provano a togliermi dalla mia routine, quindi in pratica a portarmi via. E Melly dice ma io non posso lasciarglielo fare, ho l'omicidio in testa. E così chiude il ritornello. Continua poi il secondo verso. Infatti apre subito con la descrizione dell'omicidio, dicendo yellow tape around his body, it's a fucking homicide, ossia nastro giallo attorno al suo corpo è un fottuto omicidio. His face is on a t-shirt and his family is traumatized. La sua faccia è su una maglietta e la sua famiglia è traumatizzata. Yellow tape around his body, it's a fucking homicide. His face is on a t-shirt and his family is traumatized. I didn't even mean to
E qui, dicendo la sua faccia su una maglietta, si riferisce a un'usanza degli UD americani, principalmente nata a Chicago, o comunque di base in quei quartieri in cui c'è più violenza e gli omicidi sono praticamente all'ordine del giorno. È nata questa usanza appunto di ritrarre la vittima su una maglietta, con magari scritto rest in peace o comunque in memoria. Quindi Mally sta dicendo che questo ragazzo che ha ucciso ha la famiglia traumatizzata e è su una maglietta, proprio perché ormai è morto. Questa cosa delle magliette ne avevamo già accennata della Criminal History di Chef Keef, quando abbiamo avuto modo di parlare di Lil Jojo. Ad ogni modo, continua con lo storytelling, dicendo: non volevo nemmeno sparargli, mi ha colto di sorpresa, he just caught me by surprise. Ho caricato la mia pistola, cocked it back, che può voler dire due cose in realtà, ossia o ho tirato indietro il cane, oppure ho caricato il carrello. Comunque, cocked it back and shot him twice, gli ho sparato due volte. Il suo corpo è caduto a terra, aveva le lacrime agli occhi. He grabbed me by my hands, mi ha preso per la mano e mi ha detto che aveva paura di morire. Gli ho detto: it's too late my friend, it's time to say goodbye, è troppo tardi amico, è ora di dirci addio. E mi è morto fra le braccia, sangue sulla maglietta. Poi, subito dopo, riattacca il ritornello: I wake up in the morning, I got murder on my mind. E così si conclude anche la seconda strofa, molto più cruda di quella di prima e molto più corta e coincisa, diciamo. E dopo questo secondo ritornello attacca l'ultima strofa, in cui Mally cambia flow e dice: mordo come una tarantola, stronza sono un animale, Mally è pericoloso, è un criminale, non è un principiante, he not no amateur, bad bitch chiamata Angela, fucked on camera, scopata on camera, quindi su video ripresa in pratica, bitch I'm a murderer, stronza sono un assassino, yeah. Poi attacca con un gioco di parole culinario, in cui in pratica dice: bake him up, say he want beef, now we gon' grill the boy. Ossia, bake him up, bake vuol dire cucinare al forno, in questo caso potrebbe voler dire istigarlo. Say he want beef, dice che vuole beef, beef vuol dire carne, ma in questo caso si può intendere come sfida, come un termine usato anche in Italia in realtà, indicare ad esempio i beef fra i rapper eccetera. Beef si traduce in carne in realtà, però vuol dire appunto anche sfida. Lo istico, dice che vuole sfidarmi, now we gon' grill the boy, ora lo grigliamo. Anche qui verbo collegato alla cucina, ma che in realtà si riferisce ora gli spariamo. E subito dopo questa barra si conclude il pezzo con un altro viaggione, diciamo, in cui dice: I'm bleeding so good, quindi sto sanguinando così bene. Ma bleeding qui non si riferisce a sanguinare, ma si riferisce ai blood, quindi la gang. E in pratica è un po' come dire creeping, ossia sto facendo il blood o sto facendo il creep così bene. Quindi I'm bleeding so good, sto facendo il gangster blood così bene, che potrei immergerci il suo culo e versare il ragazzo. Qui durante questa ultima parte ha sempre fatto la rima, che usa tutto con the boy. E comunque in pratica dice di immergere il culo nel sangue, e questo secondo me vuol dire circondare il ragazzo appunto da gang members dei blood. E poi spill the boy, quindi lo versiamo, che però in realtà in altri contesti si traduce con lo uccido, quindi uccidere qualcuno. Quindi in pratica quello che secondo me Mally sta raccontando è che è talmente un blood che farebbe circondare questo ragazzo, che non si sa chi sia, the boy, però the boy, il ragazzo, lo farebbe circondare da bloods per poi sparargli. E così si conclude questa canzone, che termina in realtà con un'altra volta il ritornello, I got murder on my mind, che però è sempre uguale. E così appunto si conclude questa traccia fatta di liriche molto crude, molto esplicite in realtà, e che appunto a parer mio fanno pensare, perché sono belle, ben scritte, con molti giochi di parole, molti riferimenti e appunto molti spunti di riflessione. Trovo che questa sia una traccia molto molto bella, soprattutto fra i nuovi rapper, fra il rap nuovo, questa penso sia una delle tracce più belle, e quindi di base non potevo non analizzarla. So che in realtà si spiega abbastanza da sola, non è che debba fare questa gran parafrasi per spiegarla, perché appunto è molto più semplice delle precedenti, però mi ha fatto piacere, me l'avete chiesta in tanti, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi qua sotto e seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. E nulla, noi ci vediamo venerdì con un prossimo video.